Brum, 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 brum. Sono molto affezionato a questo regalo perché dopo la morte di mio padre Aldo, un mio amico ha voluto farmi, Giordano, mio amico Giordano, ha voluto farmi questo regalo, un modellino identico all'ultima macchina che aveva comprato mio padre, una Jaguar. Era bellissima. E mio padre ci stava molto bene dentro, era una persona molto elegante mio padre, è un ingegnere, si era sposato con Miss Incanto, mia mamma, insomma ha vissuto bene finché ha vissuto, ha avuto due figli un po' stronzi però tutto sommato ci voleva bene, aveva la sua Jaguar, una moglie stupenda, mia mamma, nostra mamma, mia e di mio fratello. E insomma, si era concesso questo, amava molto le macchine, leggeva quattro ruote, vedeva la Formula 1 e questa è stata la sua ultima macchina, la macchina di papà. Poi l'abbiamo venduta perché noi non ce la possiamo permettere una Jaguar. Io non posso permettermela una Jaguar. Infatti mi incazzo, perché non sono una persona indipendente economicamente? Maledizione. Bisogna lavorare per essere indipendenti economicamente. Però non sarei mai riuscito con una laurea in filosofia a comprarmi una Jaguar. Non credo. Questo per dire cosa? Per dirvi questa, appunto, questa cosa molto semplice di come vivere con serenità, cioè avendo un rapporto costante con i morti. Cioè mio padre, ovviamente, questo è un bellissimo regalo, ma non è qui mio padre, no? E dove sono i morti? Sono nell'urna, nella tomba? Ma non scherziamo. Cioè, secondo voi, io, quando passerò a miglior vita, insomma si dice così, ma non mi fido tanto su questo miglior vita, un posto dove non si possa fare un aperitivo in pace, secondo me, ecco, se in paradiso si possono fare gli aperitivi, allora magari, però non mi convince, no. Insomma, ecco, io mica poi sarò dentro un'urna, dentro, non sarò cenere, non esiste, sono cazzate, non credeteci, sono cazzate. Però per essere sereni, questa linea d'ombra che ci separa dai morti bisogna sempre frequentarla, ecco, avere un rapporto costante con i morti. Cioè non ci sono solo i vivi nella vita, no? Come nella vita non c'è solo la realtà, c'è anche la dimensione del sogno, il sogno. Noi esseri superiori, Ricky, guardate, essere superiore. Noi esseri superiori a cosa? A se stessi, mai agli altri. Noi esseri superiori a noi stessi, lo sappiamo questo. Abbiamo un dialogo costante con i morti. Ci toccano, ci baciano, ci amano e noi li riamiamo. È una forma di necrofilia, infatti. Questo dà serenità. Non ti fa vedere la morte come qualcosa di horror. E nemmeno la vita come qualcosa di semplicemente vitale. Non so se riesco a spiegarmi bene.
Ma io vedo i morti come vivi e i vivi come morti, cioè ecco, essere confusi, confondere le carte, mischiare il mazzo della vita e della morte. È fondamentale per essere sereni come è sottoscritto. Io sono una persona serena, purtroppo. Mi piacerebbe essere un po' più inquieto. Non lo so, siamo tutti ancora da indagare, ci dobbiamo ancora indagare, no? Siamo tutti ancora da scoprire. I ricordi, che cosa sono i ricordi? Sono delle figurine mentali? No, sono. E noi non siamo ricordi di noi stessi in questo momento anche. Cioè io in questo momento mi sto ricordando che sono Ricky Farina. Ma poi che significa? Quindi anche sì, frequentare la morte, i morti, l'oblio. L'oblio, la dimenticanza, non avere paura quando ci si dimentica qualcosa, è una forma di ricordo anche la dimenticanza, ci si ricorda che ci si dimentica. Non dire mai che una persona è scomparsa quando muore, no, no, no. Una volta che avete capito questo, andate tranquilli per la vostra vita. Però non ignorate mai i morti, cioè i morti non sono qualcosa da seduta spiritica che si muove il tavolino, sono cazzate quelle, ok? Quello è tutto l'aspetto kitsch, di cattivo gusto. I morti sono qui, dentro di noi, con noi, e non hanno bisogno di spostare dei tavolini, capite? Per esserci. E questo è il punto. Non sono delle fotografie su una lapide i morti. Non scherziamo, non facciamo questo torto ai morti. Sono più vivi di noi, però dobbiamo ascoltarli, metterci in ascolto dei morti. Questo mi sembra una chiave di lettura, se così vogliamo dire, per vivere con serenità, ma non quella serenità cadaverica, appunto. Ma una serietà vivente, arzilla, proprio perché i morti, sono tante bollicine oscure e dorate nello stesso tempo che scoppiettano e rendono tutto più vivo. La vita si accresce, si intensifica. Se voi vivete senza pensare ai morti, siete morti. E questo è il punto. Beh, insomma, i miei mi hanno fatto studiare filosofia, cazzo. A qualcosa sarà servito? No? Crista patuzza. Lasciare una porta aperta sempre.